Ogni scuola in quel periodo aveva una squadra di calcio, e se la scuola era famosa, di solito anche la sua squadra di calcio godeva di una certa fama. Non era facile appartenere ad una squadra, né bastava essere uno capace di tirare 4 calci. No, per poter appartenere ad una compagine che prendesse parte ad un campionato, era necessario dimostrare capacità eccezionali. Tu mi hai visto giocare, puoi dirlo se sono un bravo giocatore o non lo sono. Certo che sei un campione, Oira, tu sei forte come un toro. Ogni squadra aveva la sua tecnica di gioco. Anche le più agguerrite studiavano attentamente l'attacco. Le più deboli cercavano di specializzarsi nella difesa. Da ognuna di queste squadre c'era però da apprendere. Dobbiamo specializzarci nell'attacco come nella difesa. Ogni giorno gli allenamenti si facevano sempre più pesanti. Le ore da passare sui campi di gioco aumentavano sempre di più. サンマリンシュート。In quel periodo in cui tutte le squadre scolastiche si stavano allenando per i giochi dei campionati nazionali, anche Shinsei si stava preparando intensamente. Ed era un allenamento duro, portato fino al limite delle forze. Avanti, avanti, senza respiro, ma avanti. Bisogna farcela. Dobbiamo compiere un passo gigantesco e non soccombere di fronte alla forza degli altri. Giocheremo per vincere. Chi vince è il migliore e noi dobbiamo essere i migliori. Attenzione, la prima cosa nel calcio è correre. Chi di voi è lento ha un handicap fatale e non sarà in grado di diventare un campione, avete capito? Chi di voi non corre il 100 metri in 13 secondi farà un allenamento speciale, siete pronti? Pronti? Attenti voi! Preparatevi alla partenza! A 12 secondi e 8. L'ho fatto in 12 secondi e 8. Ma chi da in 13 secondi esatti? Avanti i prossimi. Io l'ho fatto in 10 secondi. Non dimenticare che al ginnasio facevo parte della squadra di corsa e nelle piccole distanze. Va bene, andiamo, dopo vedremo. Volete piantarla di parlare? Preparatevi, qui vi state allenando, siete pronti? Pronti! Vedi come corro? Sono veloce. Damai con 11 secondi e 8. Anche Okawa con 11 secondi e 8. Accidenti, siamo arrivati con lo stesso tempo. Però, Tamai, ho visto che sei abbastanza veloce quando scappi. Non preoccuparti, sono sempre in grado di prendere anche te. I prossimi! Ora è il turno di Komano, la più grande speranza, potete contarci. Volete presentarmi il mio avversario? Vi prego. Oh! Avanti, sono io il tuo avversario! Salta, salta, salta! Ma saltare il cervello! Questa gara sarà interessante, porta via! Un funghetto come te non è un problema! Oh, a me non ripeterlo! Pronti a prepararsi? Sto volando! Ti raggiungo. Sono una farfalla. E io un moscerino. Guardate là, sono buffissimi. E tu cos'hai da ridere tanto? Piantala! Siete ridicoli. Stupido, guarda che classe. Cos'hai da dire tu, bambolotto? E forse ce la fai? Certo che ce la faccio. Ho vinto io. Ho vinto io. Ho vinto io, piccolo bambolotto. Oira, Komano, 15 secondi a uno. Siete troppo lenti, tutti a due, avete capito? Oh, buongiorno, signor presidente.
Grazie, bambina. È molto bello avere vicino una ragazza come te. Ora devo ringraziarla io, signore. Che cos'è? Non capisco cosa sia. Se lei non ha niente da fare, potrebbe darmi una mano, per favore? Che cosa? Che significa darti una mano adesso? Se davvero ci tiene alla squadra di calcio di Shinsei, lei deve darci una mano. Ma... deve rendersi utile. Ma... guarda un po'. Guarda chi si vede là. Porta l'acqua al suo figliuolo, grazie a suo padre. Adesso Otto è diventato centravanti. Già, solo perché è figlio del presidente del PTA. Cosa state dicendo voi ragazzacci laggiù? Niente. Però suo figlio è migliorato molto. Brutti ragazzacci, voi dovete sempre dir peste di qualcuno. Adesso datemi le vostre magliette. Sì, 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 le ragazze ci sono d'aiuto in momenti come questo, grazie. Però posso spogliarmi qui io? Signorina Ryoko, le dispiacerebbe lasciare un momento la stanza? Scusatemi, avete ragione. Ohira, e anche tu, Okawa. Ascoltatemi che devo parlarvi. Parlarci di che cosa? È una cosa che ti dirò più tardi. E non ora? Ho deciso di fare una prova, se siete d'accordo. Io sono sempre d'accordo. Stupido, guarda quello che fai. Cosa stai dicendo? È colpa tua. Stai sempre in mezzo come il prezzemolo. Non sto in mezzo. Aota, perché non fai lavare la maglietta a tuo padre? Stava trasportando acqua 5 minuti fa. Portava acqua? Forse vuoi prendermi in giro, eh? Farà questo per il successo di suo figlio. Mi lacrimavano gli occhi dal ridere. Cerca di stare zitto, mio padre è mio padre. E lui non ha niente a che fare con me. Altrimenti ce la vedremo noi due. Oh, coraggioso il bambino, e non darti troppe arie. Voglio dire, non mi importa se sei il figlio del presidente. Che cosa dici? Ricordati una cosa, Tamai. Tu non sei l'unico di questa squadra di calcio. Abbiamo fatto solo un punto nell'ultima partita con Asakase, ma è stato grazie allo sforzo di tutti e non l'ho dimenticato. Tutti vogliono dire un sacco di cose su mio padre, ma vi dico che non ho niente a che fare con lui e dovete capirlo. Capisco, capisco cosa vuoi dire. Shingo Tamai non è tanto bravo a discutere. La vedremo con il pallone. Ci vedremo sul campo, amico. Allora, mi date le magliette? Ma che succede qua? Non succede niente, pensa alle magliette. Che ne dici, amica? Vuoi diventare la nostra manager sul serio? Perché l'hai fermato tu? E non lo sai, bambino, che ho fatto un tiro alla sottomarina? Quello che chiami calcio alla sottomarina è quel semplice tiro, soltanto una buffonata. Un calcio alla sottomarina deve essere molto più forte. Accidenti! Parli di calcio alla sottomarina. Guarda, ti faccio vedere. Ehi, bravissima! Ti ringrazio, bambina, ho capito tutto. Prendi il pallone, gioca. Spiegami però che significa la sottomarina. Che non lo sai? È un gran tiro vincente. È il tiro vincente del gran campione Tamai del liceo Shinsei. Eh? Tamai, hai detto? Guarda come si allenano. Non ti sembra fantastico? Sono davvero bravissimi. Eccolo bloccato, però non mi sembra sia valido. Ah, è un bel tiro davvero. Tamai, riprovaci ancora. Ok, riprovo. Tira! Attento, Ira. Ira? Yeah.
Non l'hai parato? Eh sì, davvero. Mi pare che sia un tiro addirittura imparabile. Ehi, Yamashito, che cosa ne pensi di quel tiro, eh? Ma, devo pensarci un momento. Ti saluto. Grazie della compagnia. Sai, è un bel tiro il tiro sottomarino. Ah, ma quello non è Shimushi Yamashita del liceo Asakasa. Che sta facendo qui? Forza, tira, non perdere tempo allora! Oira, mi accorgo che questo nuovo tiro alla sottomarina sta diventando sempre più perfetto. Adesso voglio fare un gol almeno ogni tre tiri. Bene, ormai quel Misugi non ci spaventa più, è condannato! Hai ragione, Oira. Ci perfezioneremo e alla fine avrà la lezione che si merita. Attento! Sarà pronto! È fantastico, Tamai! Questo tipo di tiro non è possibile pararlo! Però devo fare ancora meglio, devo tirare ancora con più forza e più diritto. Quello che ho fatto fino adesso è ancora possibile pararlo. Forza! Va bene! Cerca di stare pronto, sarà una cannonata. Che succede, Tamai? Questo tiro era fiocco! Che cosa vuoi? Per questo ci stiamo allenando, no? Che ridere! Aspetta, Ota! Che significato voleva avere quella risata? Vuoi dirmelo almeno? Potrai allenarti quanto ti pare, ma questo non serve a niente in una partita vera! Cosa hai detto? Tu dai calcio a una palla morta. Vuoi sapere? In una partita vera la palla viene da tutte le direzioni. Tu sei capace di calciare con precisione. Ma come fai tu? È un gioco da ragazzini di un anno. Diavolo, Ota. Quanto tempo è che sei diventato così intelligente? Ti passerò una palla vera, vediamo se sei capace di bloccarla, se sei un giocatore. D'accordo. Sei preparato? Sono sempre pronto. Va bene, eccola. Stai attento. Bloccami. Visto questo, significa una palla vera. Aota. Ehi, aspetta un momento tu laggiù. Tamai sta cercando di perfezionare il suo tiro alla sottomarina. Sappi che Shingo riesce ad infilarne in porta uno su tre. Tamai. Lo vedo chiaramente. Aota non ha capito niente. Lui non riesce a capire il mio nuovo tiro alla sottomarina. Ragazzi, a cominciare da oggi pretendo un allenamento speciale. Come speciale? Proprio così.
perché potremmo avere un avversario fortissimo nei giochi di quest'anno. Forse quel Shingo Tamai del liceo Shinsei? Purtroppo è così. Quel calcio alla sottomarina è potente e va oltre la mia immaginazione. Ma che dici? Un calcio alla sottomarina? Ascolta. Stai attento, eh? Ecco, Tamai ha la palla al piede. La solleva da terra per colpirla al volo in mezza giravolta, di collo pieno, riuscendo così ad ottenere un tiro di rara potenza, imprendibile anche per l'effetto impresso alla sfera. Ora state attenti. Praticamente una saetta contro il portiere. Avanti, provate! È incredibile come la palla arrivi veloce ed effettata. Ciao, Tamai! Ah, ma guarda chi è arrivata, la bella fanciulletta! Non è il momento di scherzare adesso, devi ascoltarmi, voglio dirti una cosa. Eh? Oh, un allenamento speciale. Sì, l'ho visto con i miei occhi. Si stanno allenando per prevenire il tuo tiro alla sottomarina. Si stanno allenando piuttosto seriamente, credimi. Mi pare molto comico, davvero molto comico. Te ne sono grato, ma vedrai che non saranno capaci di parare il mio tiro. Tutto quello che dobbiamo fare è allenarci con più lena per battere i loro attaccanti. Ciao, bambina. Speriamo che Tamai li sappia fare, almeno. Pronti? Pronto? Fermalo! Che cos'hai, Yamashita? Ma stai male, dimmi, che hai? Niente. A paragone di un pallone da calcio, quello della pallavolo è una piuma. Vuoi sapere una cosa? Ho chiesto l'aiuto della squadra di pallavolo perché volevo una palla guidata, ma lo sai? Non riesco a parare nemmeno quella palla. Il calcio di quel Tamai deve essere 10 volte più forte di quella palla. E inoltre cade molto più in diretta di quella, hai capito? Sta a sentire, tu immagina di avere un bersaglio tra i piedi. Ascoltami, se calciando il pallone alla sottomarina la palla passa sulla mia testa, dobbiamo adeguarci al cambiamento durante il moto della palla. E allora dai, su, adesso riproviamo. Pronto? Prendi! Oh, ancora! Su! Smettila ora, Yamashita! Non ancora. Dobbiamo pensare ad un buon attacco prima che ci siano le eliminatorie. Riproviamo! Dopo aver sentito da Kaori dello speciale allenamento che stanno facendo Yamashita e Misugi con gli altri, lo spirito agonistico di Shingo cresce e allo stesso tempo sente che la cosa importante ora è quella di essere uniti. Bisogna lavorare sul calcio alla sottomarina. Sono sicuro che questa volta colpirò come si deve la palla che mi passerai, stai tranquillo. Mi accorgo che Tamai si sta mettendo al lavoro con grande impegno. Va bene, Tamai, proviamo ancora, fai vedere che sai fare, su, avanti. Sei pronto, Tamai? Bravissimo, è davvero un tiro da maestro. Davvero? Tamai, ascoltami. Che vuole, Matsuki? Allenatore, ha visto che bel tiro che ho fatto? Sì, certo che l'ho visto, ma prima devo dirvi qualcosa di più serio.
Ieri l'allenatore della Asakasa è venuto a proporci una partita. E la giocheremo dopo che avremo finito tutti gli allenamenti e sarò sicuro della vostra preparazione fisica. Vogliono provare. L'Asakasa vuol provarci. Vogliono fare un po' di allenamento prima dei giochi nazionali. Che lo facciano. Sono d'accordo, ma la vittoria sarà nostra, Tamai! Con il suo tiro alla sottomarina non avremo niente da temere, li metteremo in ginocchio! Stai tranquillo! Aspettate, c'è ancora qualcosa. Eh? Tamai, ti proibisco di adoperare quel tiro. Ti proibisco di adoperare quel calcio alla sottomarina in tutte le partite che noi giocheremo da questo momento. Mi raccomando, hai capito? Che cosa ha detto? Perché non dovrei farlo? Perché noi non abbiamo bisogno di ricorrere a certe furberie, mi sono spiegato? Tamai, da questo momento rispetterai le regole del gioco. E inoltre quando dico di no, deve essere no, hai capito? Ma lei si rende conto della fatica di Tamai per diventare maestro in quel genere di tiro? Ma si rende conto? Se voi non siete d'accordo, sono d'accordo io. Una furberia, ha detto. Ma di quale furberia parla? E non dovete discutere, intesi? Il calcio ha le sue regole e queste devono essere rispettate. Non si tratta solo di correre dietro ad una palla. In tutto il mondo si gioca al calcio nello stesso modo. E anche voi dovete imparare a rispettare le regole tradizionali.